Ho saputo della ricerca personale Piaggio tramite un centro per l'impiego. All'epoca lavoravo in Bombardier, ma ero in cassa integrazione presso la Ferragna, la sospendevo e cercavo di guardarmi intorno. Un giorno, passando per il centro per l'impiego di Carcere, vedo che cercano un perito meccanico residente nel Finalese. E ho detto, ma provo. All'epoca giravo con i curriculum in macchina. Porto il curriculum, tra l'altro spronato da mia moglie, è quasi lei che ha detto: ma fermiamoci a Carcere, dire l'onore del vero, che poi se vede l'intervista mi dà il trip. Lascio questo curriculum, vengo contattato dopo pochi giorni, dicono: sì, lei è un perito meccanico, ha caratteristiche che interessa, però noi vedo che lei è di Cairo Montenotte, richiediamo la residenza nel Finalese. Io abito a Calvisio, mi sono sposato giù, venga a fare un colloquio. Ho fatto un colloquio con quelli che sarebbero diventati poi il mio capoarea e il mio caporeparto. Dopo proprio 1 o 2 giorni vengo ricontattato, lei ha fatto il colloquio, è andato a buon fine, la inseriremo nel reparto revisione motori, si presenti il tal giorno e verrà messa al corrente dai suoi capi quali saranno le sue mansioni. Per un anno la assumiamo come, diciamo, come lavoratore a tempo indeterminato, però vedrà che se proprio non ci sono grossi problemi, il lavoro che andrà a fare è talmente delicato, richiede talmente tante competenze che noi cerchiamo di non cambiare come Piaggio. Ho risospeso la cassa Ferragna sotto un'altra azienda e mi sono presentato a quelli che sarebbero stati i miei nuovi capi e mi hanno inserito in questo reparto che all'interno di uno stabilimento di 100 anni, però come ha detto un collega precedentemente, tenuto come un gioiellino. E dopo il giro di presentazione, anche lì sempre la curiosità, ma chi sei? Non ti ho mai visto, ma forse sei quello che abita a Finale, però lavori fuori, diciamo i vari convenevoli di rito. Sono stato assegnato a due ragazzi, uno un po' più giovane di me e uno della mia età, che mi hanno inserito a quello che era mi hanno condotto dentro che sarebbe stata la mia vita operativa, il motore Rolls-Royce Allison 250, un piccolo turbo albero a ruota libera. E il primo avvertimento è stato: qua attenzione a cosa si fa, perché queste cose, piaccia o non piaccia, vanno per aria. Per cui se si monta, se si smonta, se si controlla, bisogna sempre, nel momento in cui si lavora, la testa deve essere al 100% sul lavoro. Poi ci si ferma, si parla, si ride, si scherza, ma durante la fase operativa concentrati, perché quello che facciamo noi va per aria. L'iter prevedeva per la prima settimana, le prime 2 settimane, di osservare l'operatore qualificato a fare il proprio compito, cominciare a intervenire per quelle che potevano essere le piccole cose, pulire il pezzo, riporlo, anche solo guardare qual era il suo numero di serie, qual era il suo numero di parte, individuarlo sul manuale di montaggio o sul manuale, quello il par catalogo, il catalogo dei pezzi di ricambio. Dopodiché sono partito con lo smontaggio, anche lì debitamente catechizzato, diciamo guarda che non è che si smonta e se il pezzo va smontato con le dovute cautele perché bisogna vedere qual è il danno che può essersi prodotto in funzionamento, se c'è un danno o l'usura, e non crearne uno nuovo. Dopo 2 o 3 mesi di, diciamo, solo di smontaggi, lavaggi e controlli visivi, sono passato alla parte di montaggio e poi dopo un esame interno sono stato qualificato per il montaggio di sottogruppi e del motore intero. Noi riceviamo il motore, o nel mio caso anche il modulo, quindi una parte staccata di questo motore dal cliente con la vita limite al termine, il problema, il dubbio, l'inconveniente. Di concerto con l'ufficio tecnico si analizza quali sono state le cause e poi mi viene data l'input di smontarlo o smontare una parte. Il motore viene lavato, va nel reparto che parlava al collega precedente, la galvanica. Il motore viene lavato, pulito, vengono fatti i ritocchi dove si possono già fare. Viene analizzato qual è l'inconveniente. Di concerto col cliente viene presa una linea di intervento. Dopodiché, al termine di tutto il ciclo dei controlli, delle sostituzioni, delle immissioni di parti nuove, il motore o il modulo arriva al montaggio. Seguendo il manuale della casa madre viene riassemblato totalmente o parzialmente, va in sala prove,
il motore viene provato, viene certificato e viene restituito al cliente, dove altri colleghi che fanno assistenza tecnica assistono direttamente il cliente nell'installazione sul velivolo e la rimessa in servizio. Io ritengo che lo stabilimento a Villanova era necessario. Una ditta che costruisce aerei, lo dico a malincuore perché da finalese acquisito, da dipendente che andava a lavorare a piedi se non in bicicletta, Villanova è stato un salto. Però Villanova è su un aeroporto, ha possibilità di espansione, diciamo non è vicino al mare, una delle scuse è stata ma fare motori e fare aerei vicino al mare c'è il sale. Vabbè, questo penso che sia una delle giustificazioni che ci sono state date per facilitarci il distacco. Villanova è uno stabilimento nuovo, diciamo che è una riga su un foglio bianco che comincia da un punto e va avanti. Finale avrebbe dovuto subire, per quello che richiede adesso il mondo dell'aeronautica, avrebbe dovuto subire delle trasformazioni troppo grandi e che avrebbero impattato anche sul paese, su quella che è la cittadina. Diciamo che a mio vedere, sbaglierò, ma lo spostamento era inevitabile. Diciamo, rispetto a quello che era la vecchia Piaggio, le commesse, io parlo del reparto motori, sono un po' diminuite perché il cliente vola meno. Il nostro cliente di riferimento è il cliente istituzionale, aeronautica, finanza, carabinieri, polizia, volano meno ore rispetto a prima, per cui un po' di lavoro in meno è fisiologico che arrivi. Diciamo che anche qua ci possono essere dei punti di inizio. Il cliente andrà a cambiare le macchine, entreranno in funzione nuovi aeromobili con nuovi motori, nuove tecnologie e sarà nostra cura entrarci dentro. Quello sono quasi convinto che sia già in essere. Adesso magari non si percepisce ai nostri livelli, ma sono convinto che sia già in essere. Io sono un inguaribile ottimista, per me le aree verranno utilizzate, devono essere utilizzate. C'è un hangar che è una struttura meravigliosa, con ancora all'interno quella che è stata una magnifica galleria del vento, che per un paese come Finale, che vuol fare turismo, vuol vivere di outdoor, vuol vivere di ricreazione, deve reinventarsi, perché la Piaggio era una risorsa economica anche per altre attività, non solo per chi lavorava sull'aereo, sul motore, sulla manutenzione dello stabilimento. Diciamo che ha dato da mangiare anche ad altri settori, usando un termine un po' brutale. E quindi quest'hangar ben sfruttato apre il mondo a mille possibilità. Io son convinto, credo, spero e voglio vedere qualcosa di utile per Finale Ligure su queste aree. Definirei uno stabilimento che deve e dovrà avere il suo credo nell'innovazione continua, guardando a quello che è stato il passato.